Grazie Eccellenza e mi scuso per il breve ritardo che non mi ha permesso di essere in aula subito in apertura del COM, ma credo che questo progetto di legge arrivi in aula dopo una gestazione che non è di qualche mese ma ormai di quasi 10 anni, quando ricordo, credo, con la tra la segreteria Mularoni e quella Valentini si iniziò a parlare di una riforma organica della disciplina del corpo diplomatico, per un'esigenza più che altro sostanziale. La nostra attività diplomatica è cambiata nel tempo, la disciplina è rimasta ancorata alle disposizioni degli anni 80, quando anche il numero dei paesi, il tipo di attività, l'attività negli organismi internazionali della Repubblica di San Marino era assolutamente limitata rispetto ad oggi, per quanto significativa. Oggi San Marino, l'ho detto in un comma precedente, ha relazioni con 160 paesi, aderisce sostanzialmente a tutti gli organismi internazionali più importanti, ha un ruolo attivo nella comunità internazionale. Ovviamente è uno Stato di piccole dimensioni, con una pubblica amministrazione che, al di là dei numeri che si dica che è grande, piccola, è troppa, è poca, non può esprimere certamente un corpo diplomatico nei numeri di un paese più grande. Quindi dobbiamo per forza far coesistere la figura degli ambasciatori di carriera, e che quindi il corpo dei diplomatici che appartengono al Dipartimento Affari Esteri, con quelli, diciamo, di tipo onorario, ovvero quelli di nomina politica e che quindi non sono dei diplomatici di carriera. Uno dei temi che ci sono dei temi all'interno di questa legge che sono quelli, a mio avviso, più importanti, cioè più qualificanti, che la rendono una riforma rispetto a quello che potrebbe essere un intervento di mero restyling o aggiustamento di cose che devono essere solo aggiornate. E anche l'esperienza di raffronto con realtà diplomatiche di altri stati fa emergere, a mio avviso, l'esigenza di creare un maggiore dinamismo e un turnover nelle assegnazioni dei diplomatici, e qui mi rivolgo a quelli di carriera, per evitare che venga poi negli anni, si stratifichino assegnazioni negli anni e si sedimentino su una giurisdizione, creando da una parte uno scollamento con quelle che sono, diciamo, le attività centrali, e dall'altra anche un appiattimento con quelle che possono essere invece le relazioni di quello Stato. Credo che la rotazione sia un elemento fondamentale per garantire crescita, sviluppo e continua aggiornamento all'interno del nostro corpo diplomatico. E non solo, la rotazione è fondamentale per garantire i percorsi di carriera. Le famose caselle bloccate impediscono poi alle nuove leve, alle nuove generazioni di diplomatici, o rallentano il loro percorso diciamo di formazione e di progressione di carriera. La storia ci dimostra che negli anni, anche qui sul tema della progressione di carriera credo che sia fondamentale soffermarsi, le progressioni di carriera, quello dico senza polemica, cioè magari sono anche fattori a volte non dipendenti da una specifica volontà, non sono avvenute in maniera uniforme nei tempi e nelle modalità diciamo standard, ma abbiamo dei diplomatici che hanno speso 15 anni in un grado e che hanno perso anche delle opportunità di progressione, come dei diplomatici che solo a un certo punto della loro carriera hanno avuto la possibilità di andare all'estero e fare una esperienza all'estero. Questo è un tema sul quale interveniamo, quindi sia la rotazione e l'assegnazione, sia il tema della progressione di carriera con dei requisiti oggettivi, maggiormente oggettivi, che ci permette di dare più garanzie anche a chi entra nel corpo diplomatico e ha la legittima aspettativa di vedere davanti a sé un percorso lineare che è fatto di impegno e risultati, ma deve essere anche fatto di regole certe
che garantiscano dei percorsi uniformi. Poi abbiamo un altro elemento che questa riforma porta avanti, che è quella della normalizzazione di tutta una serie di rapporti all'interno del Dipartimento con diplomatici di fatto di carriera, ma che per effetto dell'appartenenza al corpo diplomatico mai sono entrati nel regime delle stabilizzazioni della pubblica amministrazione e quindi sono rimasti praticamente gli unici precari della sfera del pubblico. Questo è un aspetto che andava corretto da tempo. Qui rivolgo una critica pesante all'amministrazione che non ha voluto negli anni ricomprendere nelle stabilizzazioni anche questi diplomatici, creando delle situazioni che sono diventate insostenibili. Finalmente con questa legge le andiamo a sanare e andiamo anche a dare dignità di lavoro a queste persone, che alcune addirittura sono capo missioni all'estero da 15 anni e non hanno una stabilizzazione nel ruolo, e abbiamo finalmente ottenuto una stabilizzazione, una normalizzazione delle indennità, una riorganizzazione delle assegnazioni a costo zero per la pubblica amministrazione. Cioè questa riforma sarà una riforma che non genererà nuovi costi, perché si basa sulla ogni nuova spesa sarà compensata dalla riduzione di altre spese in un'ottica di armonizzazione che ci permetterà di migliorare le regole che appunto disciplinano lo svolgimento dell'attività diplomatica senza generare nuovi costi. Un ultimo passaggio fondamentale su un tema che sono certo verrà dibattuto in questa prima fase, ma poi anche nel corso dell'articolato, sulla figura dei cosiddetti ambasciatori a disposizione. Qui vengono riqualificati nella formula dell'inviato speciale. Non è un termine meramente lessicale, è una diversa attribuzione a un ruolo ovviamente di rappresentanza diplomatica importante, che serve, ma che con questa formula viene legato a una specifica missione, a uno specifico compito, e non lasciata alla genericità dell'incarico, che talvolta in passato, ahimè, ha portato anche a delle distorsioni che bene abbiamo avuto modo di conoscere. Quindi non possiamo fare a meno di queste figure che ci aiutano su tematiche trasversali e orizzontali e che non riguardano una singola giurisdizione. Dobbiamo continuare a valerci di queste figure che un ottimo lavoro svolgono, ma farlo sulla base di presupposti diversi e sulla base di compiti e funzioni ben determinati. Io in questa fase introduttiva mi fermo qui, ovviamente rimango a disposizione, uso gli ultimi minuti per informare l'Aula che ho depositato alcuni emendamenti che... Solo per questa conclusione, segretario... Alcuni emendamenti che hanno contenuto meramente tecnico e che ci sono peraltro stati suggeriti dalla Segreteria Istituzionale Studi Legislativi, quindi lascio all'Aula una valutazione. Ci sono alcune riformulazioni che ovviamente non cambiano la sostanza, e quindi chiedo insomma la cortesia di poterli prendere in considerazione. Non vi nascondo che se non vengono trattati non cambiano il tenore generale della norma, ma semplicemente ne migliorerebbero l'aspetto stilistico e sul piano puramente diciamo di tecnica legislativa. Grazie Eccellenza.